Buongiorno agli amici della Federazione Italiana Fitness, sono Paolo Roccuzzo e sono qui per ricordarvi che il corso di Mental Coach programmato nella sede milanese è in partenza nei prossimi giorni. Si tratta di un corso dedicato a operatori del settore e non che vogliono implementare le loro capacità relazionali affiancandole a quelle già maturate sul campo come personal trainer, insegnante di bodybuilding o magari come operatore sanitario. Oggi il mio contributo va nel senso di intervistare una collega che si è già formata in tal senso e che ha dunque affiancato l'attività di Mental Coach a quella svolta fino ad ora, cioè la fisioterapista e la personal trainer. Capiremo in tal modo, rivolgendole delle domande dirette, cosa può aver migliorato nel lavoro già esistente la capacità maturata nella formazione da mental coach. Vi aspetto presto e godetevi l'intervista. Nome, Alessandra, ho età, 38 anni, professioni svolte. sono un allenatore personale. Da quanto tempo svolgi tali professioni? Inizialmente ho iniziato facendo il video editor, quindi lavoravo nell'ambito della comunicazione, ora invece faccio l'allenatore personale, quindi il personal trainer a tempo pieno. Come hai costruito il tuo percorso di formazione? È iniziato più di 8 anni fa, sto facendo dei corsi con la FIFA, appunto, la Federazione Italiana Fitness, un percorso che continua tuttora. Attualmente mi sto laureando anche in fisioterapia, quindi è un percorso comunque lungo e sto continuando a studiare. Trovi che sia importante aggiungere percorsi paralleli ad altri già esistenti? Credo che sia importante sempre aprire la mente, quindi cercare di avere una visione del lavoro a 360 gradi, quindi intraprendere dei percorsi nuovi, perché no, è molto importante e molto interessante, anche perché il nostro lavoro è in continuo divenire. Quindi se non continuiamo ad aggiornarci, rimaniamo comunque ahimè fermi dove siamo e questo non ce lo possiamo permettere se vogliamo diventare dei bravi professionisti. L'ultimo corso che hai frequentato, È stato quello di Mental Coach. come lo giudichi? È stato un corso abbastanza complicato, perché a differenza di tutti i corsi che ho frequentato, non c'è tanto una parte pratica sul campo, a livello fisico, c'è una pratica però a livello, mentale. Come sappiamo, comunque la mente governa il corpo. La psicologia è un adeguamento del comportamento umano, di conseguenza, diventa molto complicato riuscire a conoscere se stessi, a guardarsi dentro, insomma. Ecco perché lo giudico abbastanza complicato rispetto a tutti i corsi che ho fatto, anche se mi è servito molto. Pensi che possa aver influito sulla tua formazione precedente? È un corso che sicuramente ha influito sulla mia formazione, ha dato un contributo aggiuntivo perché mi ha insegnato a guardarmi dentro. In primis ho dovuto fare un self-coach personale per riuscire a capire poi che cosa dovevo fare magari sugli altri. Mi ha consentito di avere degli obiettivi ben specifici e mi ha fatto capire che cosa vuol dire avere autodeterminazione, ad avere comunque un controllo di se stessi per poter raggiungere un obiettivo che sia sicuramente definito in una tempistica più o meno lunga, quindi a breve o a lungo termine. Come trovi che si possa migliorare il lavoro già svolto, conoscendo maggiormente i processi mentali alla base dei quali le persone agiscono? Quando si conoscono i processi mentali delle persone, questo diventa comunque più facile. Una persona deve avere un'autoconsapevolezza, quindi una conoscenza di sé se vuole raggiungere degli obiettivi. E sicuramente è un processo che consente del tempo. Molto spesso bisogna fare un percorso, qualche volta è anche doloroso perché bisogna farsi delle domande e darsi anche delle risposte. Però mettendo insieme tutta questa componente mentale, sicuramente si fa anche chiarezza sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ed è fondamentale per quanto riguarda sia lo sportivo, quindi se si parla in realtà di uno sportivo, un agonista, di una gara, o in realtà anche se si parla di obiettivi che riguardano la vita quotidiana. Lo sport poi in realtà di fatto è la metafora, diciamo, della vita. Quindi è fondamentale avere questa componente e diciamo che ha dato un valore aggiunto anche al mio Come lavoro. ti vedi fra 10 anni? Beh, questa è una bella domanda, una domanda abbastanza scivolosa. Come mi vedo tra 10 anni? Mi vedo come adesso, ma un pochettino più matura, più formata, con maggiori conoscenze, e perché continuerò comunque a formarmi, continuerò a studiare. Quindi voglio arrivare ad essere una professionista, di successo. Il successo arriva se una persona continua comunque a formarsi, a studiare e a imparare da chi ne sa più di me. Ho investito tutto per questo lavoro e mi piace, è la mia passione. Voglio continuare ad andare avanti in questa direzione. Continuerai a fare la mental coach? Continuare a fare il mental coach non soltanto sui miei clienti, ma anche su me stessa, perché comunque è un corso che mi è servito molto. Mi ha consentito di guardarmi dentro e mi sono anche resa conto che molte cose della mia vita, non solo da sportiva, ma anche personale, dovevano magari essere aggiustate per poter raggiungere degli obiettivi che io mi ero prefissata da tempo. Grazie molte per essere stata con noi, Alessandro. Grazie mille a voi, arrivederci.